Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo gameplay qui sul canale. Finalmente ragazzi, un nuovo capitolo di Harry Potter che non avete mai visto qui giocato da me. Harry Potter e il calice di fuoco versione PC, perché come sappiamo tutti la PS2 è morta. Ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito una nuova partita. Ho collegato il joystick così mi viene meglio giocare perché il computer fa schifo a cazzo. Allora, io come sempre... È un nuovo capitolo, ragazzi. Dobbiamo iniziare subito con Harry il porco. Perché, cioè, noi ci siamo già abituati con Harry, no? Perché dobbiamo scegliere Hermione o Ron? Ok. Gli abitanti di Little Hangleton la chiamavano ancora Casa Riddle. Mezzo secolo prima, la cameriera trovò tutti e tre i Riddle morti. Si potrebbe fare senza il ragazzo, mio signore? No, è Harry Potter quello che voglio. Ho già deciso. Harry Potter e i suoi amici Ron Weasley ed Hermione Granger usarono una passaport per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Quidditch, dove l'Irlanda sconfisse la Bulgaria. Più tardi quella notte, un gruppo di Mangiamorte, seguaci di Voldemort, mise a soqquadro il campeggio. Arthur Weasley disse ad Harry, Ron ed Hermione di tornare alla passaporta. Ah, ragazzi, che bello ascoltare l'introduzione di ogni gioco di Harry Potter con la voce bellissima di Claudio Moneta, cioè un grande Bomber of the Knights. Bello! Leggelati. Allora, qui abbiamo già degli incantesimi preimpostati che sono accio, flippe, no, non c'è flippe, stupeficium, che qui lo chiamano incantesimo di fa... vabbè, che cazzo io devo spiegare? Giusto. Ah, e l'altro è Wingardium Leviosa, che ovviamente ci sarà d'aiuto contro i cattivozzi di questo gioco, che saranno delle bestie rompipalle, perché ce ne saranno di tutti i tipi, veramente. Guardate, cos'è sta roba? Cos'è? Ma cosa mi rappresenta? Ma dove c'è? Dugbog. Zunga Zunga. La cosa bella di questo gioco è che si può giocare in multiplayer, ovviamente, se hai qualcun altro a cui rompere le palle a giocare. E ci saranno delle missioni cooperative, ovvero quando sei da solo... Il papino! Sbam! Wingardium Leviosa... vedete, qua ci sono ste missioni che ognuno deve usare tipo Wingardium Leviosa... Vabbè, me ne sono andato a fare nel culo, ok. Spostiamolo un pochettino indietro... O anche avanti, cioè volendo, no? Sì, avanti è meglio. Perfetto. Lancio combinato. Ci saranno i famosissimi lanci combinati. Che se siamo fortunati possiamo fare completamente al 100% senza che i personaggi si bugghino. Perché ci sono delle volte che ti viene voglia di prendere il joystick e sbuttarlo dalla finestra. I zuccotti di zucca. Oh, io in questo gioco ho amato tantissimo l'incantesimo accio perché ti dà una mano a raccogliere la roba. Allora, la roba che ci sta intorno senza farti giri su giri, giri industriali enormi che veramente stanno sul cazzo. Ti ha morso perché sei un ritardato. Ma dai! Oh, ma... Devo prendere confidenza con i tasti perché... Perché sì, perché ancora non li so usare tanto bene. Le gelatine cosa fanno? Ripristinano un po' la vita, dipende. Quelle rosse ripristinano la vita, ce l'hai da dietro! Ok. Poi vabbè, ci sono quelle lì. La bellezza di questo gioco, sapete anche qual è? Che man mano che andiamo avanti, spareremo. Sbloccheremo le aree, i livelli successivi. Ci verranno date delle figurine che vengono direttamente dalle scene del film. Che figata assurda! Un po' come hanno fatto, credo, nell'Ordine della Fenice, ma non ne sono sicuro dato che non ci ho mai giocato all'Ordine della Fenice. Ci ho giocato ma non il gioco completo, perché? Perché non l'ho mai posseduto e per PC mi lagga bestia. Noi dobbiamo andare... Ah sì, il papà di Ron ci ha detto che dobbiamo andare nella passaporta, che l'hanno messa in culo al mondo ovviamente. Però aspettiamo i comodi di Hermione, perché lei ovviamente può... Ok. A Dandy!
Uga uga. Ok, dove sono i mangiamorte? Mi ricordavo qualcosa. Oh, cazzo fai? Che la fidanzata non ce l'ha. Carpere traffico. L'hai trovata? Che bello. Sì, vabbè, che però... Ovviamente in questo capitolo del videoludico non si può scegliere durante la missione di scegliere appunto, come ho detto prima, mi sto ripetendo tantissimo, personaggi, cioè lo scegli all'inizio del livello e poi te lo tieni. Ma non penso che ognuno di loro abbia delle particolarità individuali che li caratterizzano, come abbiamo visto in Harry Potter e il... Cos'è successo? Ah sì, ok, dobbiamo combattere contro questi. Come abbiamo visto nell'episodio, nei capitoli scorsi di Harry Potter. Ovviamente se noi utilizziamo le roccette contro sti schifezze, perché sono delle schifezze. Tu cosa mi insegni? Satti cazzi tuoi! Ecco, i mangiamorte che ci lanciano, credo, a vada che davra, ma noi siamo pro e non ci fanno niente. Basta, madonna! Ora. Perché mi insegui? Lasciami andare! Io l'ho lanciata a cazzo di cane, ovviamente, perché io posso. Fortideus. Ti ha morsicato? Pensa a me che mi stanno rincorrendo peggio di Gesù quando moltiplicò i pani e i pesci. Rotto il cazzo, ma sai proprio quello? Praticamente l'incantesimo Wingardium Leviosa non gli fa un cazzo, semplicemente li possiamo spingere più lontano e basta. Oh, ma allora ce ne sono troppi, Dio santo. Magicus Extremus dovrebbe farli uccidere più velocemente. Oh, meno male, si potenziano gli incantesimi. Altro che Call of Duty, qui si uccide brutto. Ovviamente adesso do tutti i fighi, tutte le sfumature fiche, e l'effetto è finito e basta. Wingardium Leviosa per spostare sto masso. Che hanno il loro fascino, dai, diciamocelo, le azioni combinate. È figo vedere tutti e tre i personaggi che si aiutano a vicenda per proseguire il livello. Io lo trovo veramente una cosa geniale. Infatti, ma porca la miseria, che culo che ho avuto. Non mi hanno preso. Ecco qua, c'è il Mister Sciolta che se la ride da solo. Non vedo che cazzo hai da ridere. Quel mangiamorte. Non possiamo lanciare contro di lui. Dai ragazzi, una manina. Ecco, io quella prima volta che ho fatto le missioni combinate in due, perché ci saranno anche le missioni combinate in due, aspettavo il terzo scemo che mi dasse una mano. E non arrivava, infatti ho perso tipo mezz'ora della mia vita ad aspettarlo quando in realtà non veniva mai. È il suo simbolo. Voldemort. Alla passaporta, presto! È sempre questo che rompe il cazzo. Noi stiamo valutando la situazione. Il marchio nero, potremmo morire una volta per tutte? No. Ovviamente cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una figurina di già, wow. Lanci ottimi, due lanci perfetti, due lanci come... Wow, vedete qua tutte le statistiche del livello. Quindi se vedete tutte zero vuol dire che avete fatto schifo. Però io ho preso due in ogni punto, quindi sono stato bravo. 72 gelatina ha preso. Nuovo trimestre a Hogwarts. Quest'anno Hogwarts ospiterà il torneo tremato. Wow. Unitevi a me nel dare il benvenuto ai nostri ospiti. L'Accademia di Beauxbatons e i fieri allievi di Dumbledore. Voglio presentarvi il professor Moody, il nuovo insegnante di difesa contro le armi. Mamma mia, fa la sua porca figura però. Dai, un professore con il suo stile, dove lo trovi? Sbam, ragazzi, il pensatoio è stata un'idea geniale, davvero. Sono quelle piccole cose che ti fanno... Va bene, questa prima missione introduttiva era appunto introduttiva, non la possiamo rifare, penso, perché la lezione 1 parte già difesa contro le altre scuole. Non vedo cosa stiamo aspettando, andiamo. Tuffiamoci nel pensatore.
Ora, stavolta diamo il privilegio alle donne per essere giocate. Non so che cazzo ho detto, comunque va bene. Va bene, non abbiamo niente di carte, quindi andiamo avanti, 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 sempre avanti, sempre avanti, indietro. Harry, Ron ed Hermione incontrarono Malocchio Moody per una lezione extra di difesa contro le arti oscure. Malocchio, solo loro tre perché loro possono, ovviamente, non è che la fanno stai la lezione. Stai chiedendo perché ti ho portato qui, vero? E no, in realtà non me ne frega un cazzo. Vai e ricordati, vigilanza costante. Vigilanza Come costante. Come possiamo arrivare laggiù? Con i piedi. Usate una fattura. Ah, una fattura. Dal medico devo andarci? Ah no, la fattura. Che ne sapete? Le gelatine blu aumentano la potenza degli incantesimi. Ok, blu, potenza degli incantesimi. Supera la porta della prossima stanza. Sì, ma stai calmo, non piangere, ci vado lo stesso. Sto qua è proprio cozzinito. Oh, meno male stavolta sono... No, dai, l'unica volta che la vedo ingabbiati mi li sgabbi, ma sei sgabbone, sei. Dai, Hermione, rapidamente le fatture, una dopo l'altra. Grande, era un enorme, non grande, Hermione. Provate con un incantesimo. Ehi. Perfetto. Wow. Io questa cosa non l'ho capita, come si fanno i vortici. Orchideus, ragazzi, io non l'ho capito. Li fa in automatico. Li fanno in automatico loro. Oppure, che cazzo ne so. Vedete? Tramite l'incantesimo combinato tra l'Alomor, cioè l'Ingardium Leviosa che faccio io, e gli altri che gli sparano addosso il flipendo. Ma porca la zia! Si può ottenere qualcosa di questo genere, vedete? Il tornado. Che non so che incantesimo sia perché non viene specificato. Vengono le stelline, che carine le stelline, però non ho capito come cazzo si fa. Ma qua ce ne sono troppi però. Ragazzi, ho bisogno. Venite, venite qua, zio animale. Dai. Ma what's your dici? E fa male di più. Quando ti vedo fare cose così senza senso. Ci provo io, dai, ci provo io, vediamo. Eccolo, l'ho fatto io stavolta. Ragazzi, una manina, grazie. Harry, che cazzo sali? Che cazzo fai? Niente, Harry Potter. Vedete? Vedete, ho appena fatto un incantesimo che ha emanato, ha evocato un pochino di pipistrelli. Come ho fatto non si sa. Quindi io arrivo alla conclusione che quei incantesimi strani li fa in automatico, che non è giusto. Oh, ma stai calmo, cioè per la barba di Merlino, metti che se l'ha fatta non ce l'ha più. La barba intendo. E vabbè, qua nessuno mi dà una mano, tutti che si fanno gli affaracci loro, allora mi arrangio da solo. Magicus Extremus, dovevo fare questo? Niente, ho sprecato un Magicum Extremus perché sto scemo e scemo. Usate l'incantesimo accio. Accio. Questa è facilissima, cioè, voglio dire, accio e accio. Ricordate, potete attirare a voi delle ricompense fuori portata lanciando accio. L'hai appena detto, zio. Un pochino di... Non c'è niente di meglio dei dolci magici per recuperare energia. Lo dico sempre anch'io, però guarda caso ingrasso sempre. Ma guardate! Oh! Ragazzi, un libro patato. Il libro dell'incantesimo acqua e ruppi. Ah, anche qui ci sono gli incantesimi che vanno presi con i libri. Maronna, ragazzi, maronna. Acqueructo. Non era tipo Aquarius, Pesciolonus, no, no, acqueructo. Troppo bello. Lanci 2, lanci 7. Dai, fatto talmente schifo. No, ok. 52 gelati. 10 nuove figurine ottenute, ragazzi, ma what's your dico? Un solo campione può trionfare nel torneo tre maghi. Certo. E questo campione deve superare prove molto pericolose. Certo, sì, una scuola I di bambini. Campioni sono... Sì, sì. Harry Porno. E
Sbam. Guarda, ci sono le foto. Cedric Diggory. Ma adesso cosa succederà? Un'altra scacazzata forte? Mamma mia. Cosa ha fatto Harry Potter per meritarsi questo? Poteva morire. Perché non è morto? Sbam, ragazzi. La prima lezione di incantesimi l'abbiamo fatta. Adesso difesa contro le altre oscure. Lezione 2. Ma la faremo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo episodio, io vi invito a lasciare un like e un commento. E io vi aspetto al prossimo episodio. Ciao! Ciao!